Saletti, buone notizie sul piano delle opere pubbliche. In arrivo nuovi finanziamenti che daranno uno sblocco a diversi cantieri, tra cui il recupero e il reefficientamento energetico del Palazzo Comunale. Le novità sono arrivate nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto 2021, che ha registrato una relazione del sindaco Alfonso Mercurio, che ha dato il benvenuto al nuovo segretario comunale Pierpaolo Valenti Gigliotti. Poi si è soffermato sullo sblocco dei lavori per il recupero del Palazzo Comunale attraverso un'anticipazione di cassa di quasi 110.000 euro, che serviranno a pagare gli stati d'avanzamento dei lavori alla ditta aggiudicataria dell'appalto. Su questo punto è intervenuto il consigliere di minoranza Pantaleone Narciso, che si è soffermato sulle criticità nel ritardo nella consegna dei lavori, che creano un restringimento della piazza dovuto alla recinzione del cantiere, provocando un danno di immagine per i tanti turisti. Nel corso del suo intervento, lo stesso consigliere di minoranza Narciso ha chiesto chiarimenti sulla mancanza della gara per il servizio di raccolta dei rifiuti, mentre ancora ad oggi si va avanti con la proroga. Sul piano delle opere pubbliche, comunque, grazie al lavoro del dirigente dell'area tecnica, Vittorio Pileggi, è stato approvato il progetto esecutivo, grazie ai fondi del PNRR, per il recupero della sala polivalente di Via Calabria, per un importo di 300.000 euro che sarà utilizzata come centro polifunzionale. In questi giorni comunque partiranno i lavori grazie ad un finanziamento del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la pulizia delle spiagge ed eliminazione delle barriere architettoniche a favore dei disabili.